Benvenuti. Oggi vedremo la prima di quattro puntate dedicate alla regina Vittoria e all'impero britannico al culmine della sua potenza nell'Ottocento. L'età vittoriana, appunto, come la chiamiamo. Quell'età vittoriana che per noi di solito è considerata un po' il simbolo di un'epoca estremamente puritana, pudica, quando la leggenda dice che si coprivano addirittura le gambe dei tavoli perché non sta bene far vedere le gambe. In realtà poi oggi, ripensandoci, non siamo più sicuri che quell'Inghilterra di Vittoria fosse così puritana. Era un paese molto più disinvolto e spregiudicato e ribaldo di quello che crediamo e infatti comandava il mondo. Al tempo di Vittoria l'impero britannico si estende dal Canada al Sudafrica all'India. Inghilterra è il paese più ricco e potente del mondo. È l'unico paese che ha già fatto in pieno la rivoluzione industriale. Però vive anche naturalmente tutte le contraddizioni di questa rivoluzione. La povertà di massa, le disuguaglianze economiche enormi, una classe politica corrotta. Ogni parallelo col presente non è voluto, naturalmente. Allora, Vittoria è il simbolo di tutto questo, specialmente nei suoi ultimi anni di regno, di un regno lunghissimo. Vittoria è una ragazzina che diventa regina a 19 anni e poi rimane sul trono per 62 anni, fino al nuovo secolo, fino al 1901. E specialmente nei suoi ultimi decenni, questa vecchia che noi vediamo nelle fotografie, appunto, ingrassata, con la corona in bilico sulla testa, per tutto il mondo è il simbolo della più grande potenza mondiale. Per i suoi soldati in giubba rossa, che si fanno ammazzare in suo nome in Afghanistan o in Africa, è la vedova. Nel gergo dei soldati, fare il militare si dice servire la vedova. Ma anche per gli indiani d'America, i quali vivono incalzati dal governo degli Stati Uniti e dai coloni e sanno che in Canada quei pochi indiani che ci sono vivono meglio, più liberi. E allora per gli indiani d'America il Canada diventa questo luogo leggendario, la terra della nonna. Ma appunto, prima di essere la vedova e prima di essere la nonna, Vittoria è stata una giovanissima regina, innamoratissima dell'unico uomo della sua vita, il principe consorte Alberto, Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha. E in questa prima puntata racconteremo appunto i primi anni felici del regno e della vita privata anche di Vittoria e proprio a questo proposito abbiamo ricevuto alcune domande a cui come sempre proverò a rispondere. Vabbè, intanto naturalmente c'è una domanda di qualcuno che vorrebbe sapere se il matrimonio di Vittoria e di Alberto era il solito matrimonio combinato o se era un matrimonio d'amore. E in questo caso la risposta è tutte e due. È stato un matrimonio politico, una proposta fatta dai ministri, ma in realtà i due giovani si sono piaciuti moltissimo appena si sono incontrati. Ed è stato un matrimonio d'amore e quando Alberto è morto, ancora abbastanza giovane, ecco, per Vittoria è stato un colpo da cui non si è mai veramente ripresa. Detto questo, una seconda domanda dice: perché Alberto diventò solo principe consorte e non re d'Inghilterra? Allora, qui entriamo nei misteri della monarchia inglese, che non è soltanto la monarchia più antica di Europa, almeno loro si vantano di esserlo, ma ha anche regole diverse. Nella maggior parte delle monarchie europee è in vigore la legge salica, che vuol dire che solo i maschi possono ereditare il trono. In Inghilterra no, anche le donne ereditano. Infatti l'Inghilterra ha una lunga storia di grandi regine, Elisabetta prima, l'attuale regina Elisabetta. Allora l'erede al trono è la regina. Come oggi Elisabetta è regina perché è la figlia del re e suo marito non c'entra niente. Per il fatto casuale che è marito della regina non può certo mettersi in testa di essere re, farà il principe consorte. Questo è il ruolo oggi di Filippo di Edimburgo, oggi è da quasi 70 anni ormai, e quello fu il ruolo del principe Alberto nell'Inghilterra dell'Ottocento. In realtà fu proprio Vittoria a escogitare il titolo di principe consorte, perché all'inizio non esisteva questo titolo e non si sapeva neanche bene come dovesse essere definito suo marito.
il quale era anche abbastanza infelice, tutto sommato, di non avere neanche un ruolo nella corte inglese. Poi Vittoria e i suoi ministri, appunto, escogitano questo titolo di principe consorte. Ma c'è una cosa carina che riguarda proprio il parallelo fra le due coppie, Vittoria e Alberto, e adesso oggi Elisabetta e Filippo. Vittoria, come facevano tutte le donne sposate della sua epoca, prese il cognome del marito. Il marito non era re, però la famiglia prese il nome di Sassonia-Coburgo-Gotha. Vittoria era l'ultima della casa degli Hannover. I suoi discendenti si chiameranno Sassonia-Coburgo-Gotha fino alla Prima Guerra Mondiale, quando nel 1917, dopo 3 anni di guerra feroce tra Inghilterra e Germania, in Inghilterra si accorgeranno che la loro casa reale ha un cognome tedesco. Questa cosa non va bene, perciò si inventano un nuovo cognome per la famiglia reale, quello che c'è in uso anche oggi, Windsor, dal nome di un castello della monarchia medievale inglese, un nome del tutto inventato. Viceversa, quando Elisabetta attuale sposa il suo lontano cugino Filippo Mountbatten, dopo il matrimonio Filippo le dice allegramente: «Ah cara, adesso anche tu ti chiami Mountbatten». A Elisabetta questa cosa piace poco. Si consulta coi ministri, allora era primo ministro Winston Churchill, e decidono che la regina pubblicherà un suo decreto in cui stabilisce che è suo piacere e desiderio continuare a chiamarsi Windsor e che i suoi discendenti non prenderanno il cognome di suo marito. Il principe Filippo pare l'abbia presa malissimo. Agli amici confida: «Sono un cavolo di ameba. Sono l'unico uomo del regno che non ha il diritto di dare il suo cognome ai suoi figli». Comunque poi l'ha dovuta ingoiare. Nel caso di Vittoria e Alberto, se non altro, Alberto ha avuto la soddisfazione di dare il suo cognome tedesco alla sua discendenza. E allora andiamo a vedere questa prima puntata della serie che ci accompagnerà lungo tutta la storia del regno di Vittoria e del grande impero britannico. Buona visione. Nei primi anni del XIX secolo, una giovane principessa cresce da sola in un palazzo nel cuore di Londra. Conduce una vita riservata, protetta e sorvegliata dalla servitù, perché il suo destino è diventare regina d'Inghilterra. Durante l'infanzia, il suo regno è limitato al palazzo. Ma al di là di queste mura, una forza tumultuosa cambierà il mondo più in fretta e più a fondo che in qualsiasi epoca della storia. E ne farà l'imperatrice di più di un quarto della popolazione mondiale. Questa è la storia di una giovane donna cresciuta per regnare sull'impero più vasto nella storia dell'umanità, delle energie che lo hanno creato e delle forze oscure che minacciano di distruggerlo. Questa è la storia dell'impero della regina Vittoria. Il regno della regina Vittoria coincide con la nascita del mondo moderno. Nel Regno Unito, durante la prima metà del XIX secolo, viene scoperta una forza che rovescerà le dinastie e cambierà la vita di quasi ogni essere umano. Il vapore è la novità dell'era moderna e gli inglesi sono i primi a imbrigliarne la potenza. Trasformerà questa piccola isola nell'officina del mondo. Qui si costruiscono i treni e le navi per conquistarlo e si forgiano le armi per governarlo. Da qui gli esploratori e gli eserciti partono per gli angoli più remoti della Terra. Presto, tuttavia, saranno chiamati ad affrontare una sfida più dura delle rapide impetuose e dell'ostilità dei popoli nativi. La sfida di decidere se usare questo potere per il bene o per il male, per migliorare il mondo o solo per soggiogarlo.
Il dibattito sull'uso di questa potenza vede schierati nomi importanti dell'epoca vittoriana. Missionari come David Livingstone, ingegneri come Isambard Kingdom Brunel, eroi di guerra come il generale Gordon, scrittori come Charles Dickens, e statisti come William Ewart Gladstone e Benjamin Disraeli. E metterà la stessa vittoria a confronto con una rivoluzione industriale, sociale e infine politica che minaccerà la sua eredità, il suo trono e la sua stessa vita. Nel 1819, l'anno in cui nasce Vittoria, il mondo è più simile a quello dei Greci e dei Romani che a quello di oggi. Gran parte della popolazione vive e lavora nelle campagne. Hanno pochi strumenti e quelli che utilizzano sono mossi dal vento, dall'acqua o più spesso dagli animali. I grandi cavalli di razza Shire lavorano la terra, arano i campi e trasportano il raccolto al mercato. È il cavallo a determinare la velocità massima e il mezzo di trasporto più rapido è la carrozza trainata da più cavalli. Queste pesanti carrozze sobbalzano sulle strade del Regno Unito a non più di 16 km orari. Nel 1830 sono utilizzate spesso da un giovane giornalista, Charles Dickens, che paragona l'esperienza a una tortura medievale. Scrive che non c'è forma di punizione più efficace. Ma tutto questo sta per cambiare. La Gran Bretagna è all'avanguardia nell'uso del vapore. Le prime locomotive a vapore innescano una rivoluzione che darà al paese un vantaggio decisivo sui rivali nei commerci, ma ne minerà la stabilità sociale e politica alla radice. Nel 1829 viene completata la prima ferrovia pubblica per collegare le città di Liverpool e Manchester. I motori a vapore di George Stephenson sfrecciano sulle rotaie alla velocità di 56 km orari. Ma la cerimonia di inaugurazione è segnata da un terribile incidente. Un importante membro del governo è investito dalla locomotiva più veloce di Stephenson, The Rock, e perde la vita. Il mondo moderno nasce qui. Enormi macchinari azionati dal vapore cambiano uno stile di vita che si è tramandato per secoli. Ma il lato oscuro in questa visione del potere e del progresso è eclissato dalla promessa di grandi successi. All'epoca gli inglesi erano i migliori, non solo nella produzione industriale, ma anche nella distribuzione, ed esportavano beni in tutto il mondo. Il paese era una grande potenza. E sembrava che avesse realizzato il sogno di Prometeo, rubare il fuoco agli dèi. Nessuno era come loro e tutto sembrava possibile. Nella mitologia greca, Prometeo è colui che porta all'umanità il fuoco. Gli inglesi credono che gli dèi abbiano fatto loro un dono di uguale importanza, ma dovranno pagarne il terribile prezzo. Disordine sociale, lavoro massacrante, sporcizia e squallore, che trasformano parte di questa terra, un tempo verde, in un vero inferno. L'Inghilterra era all'avanguardia negli aspetti tecnologici della rivoluzione industriale, ma c'erano anche profonde ricadute sociali.
La popolazione era cresciuta in fretta e tantissime persone si erano presto riversate nelle città. Le case non bastavano per tutti, i servizi erano inesistenti e a migliaia si ammassavano in condizioni pessime. C'erano molte morti premature, molti incidenti sul lavoro, malattie contagiose e l'aspettativa di vita raramente superava i 45 anni. Non esisteva ancora lo stato sociale. Il grande boom vittoriano era segnato da grande insicurezza. È questo il mondo nuovo, diviso tra ricchi e poveri, dinamico e insicuro, che Vittoria eredita quando all'età di 18 anni lascia il lusso del palazzo per essere incoronata regina. Non supera il 1,50 m di altezza, ma ha un enorme entusiasmo per la vita e, come il suo popolo, un carattere contraddittorio. Mangia con golosità, ma si preoccupa del suo peso. Ama andare a cavallo, ma detesta l'attività fisica. È descritta come cocciuta e difficile, ma anche gentile e generosa. I membri del governo sono stupiti dalla sua dignità e maturità, ma un giorno confida al primo ministro che, mentre cammina nei giardini, ha la tentazione quasi irrefrenabile di rotolare sull'erba. Molti, come lo scrittore Thomas Carlyle, pensano che sarà presto travolta dalle forze che imperversano fuori dal suo palazzo. Povera piccola regina, ha un'età in cui una ragazza non riesce neanche a scegliere un cappello da sola, eppure la attende un compito che farebbe scappare un arcangelo. Quando Vittoria sale al trono, la monarchia e l'idea dell'impero sono diventati ripugnanti per la maggior parte dei sudditi. Suo nonno era Giorgio III, il re folle che aveva perso le colonie americane. E suo zio Giorgio IV era così odiato che la sua morte era stata l'occasione di grandi festeggiamenti per le strade della capitale del regno. Vittoria era salita al trono quando il prestigio della monarchia declinava. I suoi due zii, Giorgio IV e Guglielmo IV, erano dei lascivi, bevitori e donnaioli, direi non proprio in contatto con il popolo. Salendo al trono era consapevole di dover salvare la monarchia, rifondandola sui valori e la fede. Si considerava la regina cristiana di un popolo cristiano, come un benevolo signorotto che si cura dei suoi contadini. La Gran Bretagna non è più una terra di contadini. I sudditi di Vittoria abbandonano le fattorie per le fabbriche, lasciano le campagne per i bassifondi urbani. Il Regno Unito è nel pieno della prima rivoluzione industriale della storia. È l'epoca che vedrà nascere le grandi fabbriche e le linee di produzione. Inizia l'era delle macchine. Cambierà non solo la natura dell'industria, ma la natura della società, forse addirittura quella umana. Charles Dickens descrive così una delle nuove aree industriali in cui vivono tanti sudditi di Vittoria. Una città piena di macchine e di alte ciminiere, dalle quali uscivano interminabili serpenti di fumo che si snodavano ininterrottamente. Vi era un canale nero e un fiume violaceo per le tinture maleodoranti che vi si riversavano. Vasti agglomerati di edifici pieni di finestre che tintinnavano e tremavano tutto il giorno. E gli stantuffi delle macchine a vapore si alzavano e si abbassavano con moto incessante, come la testa di un elefante in preda a una follia malinconica.
È questo il mondo nuovo, ben lontano da quello della giovane regina con i suoi palazzi e la servitù. Che può saperne delle persone che vivono in questi luoghi o delle macchine che ora ne scandiscono la vita quotidiana? Entravano e uscivano tutti alla stessa ora, facendo lo stesso scalpiccio sul selciato per svolgere lo stesso lavoro. Per loro oggi era uguale a ieri e a domani, e ogni anno era la replica di quello passato e di quello a venire. Durante una visita in una zona industriale, la regina ha l'occasione di vedere con i suoi occhi questa realtà e reagisce con orrore e repulsione. È un altro mondo. In mezzo a così tanto benessere sembra non esserci altro che ciminiere, fornaci ardenti e abitazioni miserevoli. Se poi si aggiunge l'atmosfera pesante, ecco la prima impressione della vita che un terzo dei miei sudditi deve vivere. Anche se Vittoria prova empatia per la dura vita dei sudditi, non ha le capacità per evitare che il regno precipiti in una rivoluzione che molti ritengono inevitabile. Ma ben presto riceverà un grande aiuto, e nel modo più gradevole che potrebbe mai immaginare. All'età di 20 anni, le viene presentato un pretendente che lei dovrà approvare. È un cugino tedesco, il principe Alberto di Sassonia-Coburgo. In precedenza ha confidato al primo ministro: sono terrorizzata all'idea di sposarmi. Sono abituata a fare tutto a modo mio e probabilmente non andrei d'accordo con nessuno. Presto cambierà idea. Appena ho visto Alberto, è cambiato tutto. È davvero affascinante. Ed è così un bell'uomo. I suoi splendidi occhi blu, un naso perfetto e la bocca così dolce con quei baffi delicati. Ha un bell'aspetto, le spalle larghe e la vita stretta. Improvvisamente è arrivato Alberto, uno splendido giovane, e il giorno dopo ha deciso di fargli la proposta. Doveva farlo lei perché era la regina, e logicamente Alberto era pronto e ha detto subito di sì. Gli veniva offerto di diventare il consorte della regina più importante al mondo, un lavoro che ogni uomo nella sua condizione avrebbe desiderato, dato che non aveva nulla. Il principe è chiamato a raggiungere la regina nel suo salotto. È arrivato quando ero da sola e gli ho detto che avrebbe dovuto sapere perché desideravo vederlo e che mi avrebbe reso felice se avesse realizzato i miei desideri. Ha risposto di sì. Penso che sia stato il momento più bello e felice della mia vita. Quattro mesi dopo, il paese festeggia il matrimonio reale. Ma le celebrazioni ufficiali mascherano una mancanza di entusiasmo popolare per le nozze. Perfino mentre si veste per la cerimonia, Vittoria è consapevole che molti dei sudditi guardano alla scelta con sconcerto. Alberto è uno straniero ed è povero. Il Parlamento riflette l'umore del popolo. Rifiuta di dare ad Alberto il titolo di re, anzi rifiuta di dargli qualsiasi titolo. Durante la celebrazione delle nozze, Vittoria promette di onorare e obbedire a un marito che ora è legato a lei come suddito e che deve onorarla e obbedirle. La moglie dell'ambasciatore statunitense, che è tra gli ospiti, fa un commento sull'ironia del povero principe tedesco che dona alla regina tutti i suoi beni.
Il principe Alberto ha conquistato la mano della regina, ma sarà più difficile conquistare i cuori dei sudditi. Per il momento la coppia reale è concentrata sull'amore che provano. Nel suo diario, Vittoria descrive con sollievo il momento in cui riescono a congedarsi dagli ospiti. Poi il caro Alberto mi ha portata al piano terra, dove abbiamo salutato tutti e siamo andati via. Io e Alberto da soli. Vittoria sceglie di passare la luna di miele a pochi minuti da Londra, nell'antico castello di Windsor, casa dei re e delle regine dell'Inghilterra sin dal XII secolo. La prima notte di nozze è stata piacevole e la mattina dopo ha detto al primo ministro che aveva trascorso una splendida serata e non aveva dormito molto. Ha appuntato nel suo diario che il caro Alberto l'aveva aiutata a rimettersi le calze al mattino. Ma Vittoria rifiuta di prendersi più di 4 giorni di pausa dagli affari di governo per lo sconcerto del marito. Lei lo rimprovera dolcemente, ricordandogli che è la regina. Sorge quindi un'altra domanda. Chi è Alberto? Sapeva di doversi trovare un impegno, altrimenti la vita sarebbe stata una noia insostenibile. Che cosa doveva fare, a parte assicurare la successione? Gli serviva un'altra occupazione, una qualche sorta di lavoro utile e maschile, magari nell'amministrazione. Ma era difficile perché Vittoria non voleva lasciare le redini. Amava regnare e voleva essere lei a governare. Si riuniva da sola con i consiglieri e lasciava Alberto in disparte. All'inizio la aiutava solo apponendo il tampone sulla sua firma. Avevano le scrivanie affiancate e il suo compito era far asciugare l'inchiostro della firma reale. Quando escono insieme col Calesse, è sempre Vittoria che vuole tenere le redini, suscitando ironie su chi comandi nella coppia. Questo lato del carattere della regina crea problemi anche ad altri uomini della sua vita, in particolare ai membri più influenti del governo. La regina potrà anche voler governare da sola, ma in realtà ha bisogno del consenso del Parlamento. Altri re e regine d'Inghilterra hanno accettato le regole che li obbligano a scegliere i membri del governo tra gli uomini che hanno la maggioranza nella Camera dei Comuni. Per Vittoria non è facile. È una giovane donna caparbia che spinge costantemente al limite i suoi poteri. I suoi ministri capiscono che Alberto ha molta più pazienza per occuparsi dei complessi affari di Stato e incoraggiano Vittoria a coinvolgerlo negli incontri col governo. Presto il principe inizierà a fare ben altro che asciugare l'inchiostro, perché la regina sarà distratta da un evento che la allontanerà forzatamente dagli impegni di Stato. Quando Vittoria è rimasta incinta, ha iniziato a sentirsi poco bene per i consueti disturbi associati alla gravidanza e ha assegnato sempre più compiti ad Alberto. Così ha iniziato a scrivere lettere, si incontrava con i ministri, esercitando un vero ruolo di sovrano consorte. Il segretario di Stato nota che mentre Vittoria ha il titolo, è Alberto che svolge tutte le effettive funzioni di sovrano regnante. È ormai diventato lui il vero re d'Inghilterra. Era un intellettuale e imparava molto rapidamente. Parlava un perfetto inglese, leggeva tantissimo, sapeva tutto quello che accadeva nel mondo e apriva tutta la corrispondenza. È così che ha acquistato un vero potere. Alberto ha un vivo interesse per l'industria e l'innovazione e vuole condividerlo con la regina. Le fa scoprire gli sviluppi della tecnologia che, senza un tale entusiasmo, le sarebbero sembrati troppo complessi, meccanici e infimi per la sua regale attenzione.
Cerca di aprirle la mente a idee e opinioni che stanno scardinando le fondamenta del Regno Unito. Idee e opinioni che presto scuoteranno il mondo. Alberto pensava che il mondo stesse cambiando, che lo volessero o no, e si augurava che cambiasse nel modo più utile a tutti. Auspicava di migliorare le condizioni di vita generali e voleva che sempre più persone traessero vantaggio dal progresso. Lo si potrebbe definire un social liberale. Nel 1842 il principe fa un viaggio su una delle nuove linee ferroviarie. È la Great Western che collega Londra al porto di Bristol, sulla costa ovest dell'Inghilterra. Sono 193 chilometri e in carrozza sarebbero servite 15 ore. Con il treno ne bastano 3. Ad attenderlo, all'altro capo della ferrovia, c'è l'uomo che l'ha costruita. E il suo nome altisonante sembra perfetto per un'epoca tanto grandiosa. Isambard Kingdom Brunel. È l'ingegnere più famoso al mondo e ha dedicato la sua vita a renderlo sempre più piccolo. Vittoria ha ereditato un impero che si estende in tutto il mondo, ma i vari possedimenti sono separati da miglia e miglia di oceano. All'epoca dei velieri si possono impiegare 3 mesi per attraversare l'Atlantico, 6 per arrivare in India e anche di più per raggiungere Australia e Nuova Zelanda. Brunel ha nelle mani la tecnologia che può unire tutti questi domini in un solo impero. Ha ideato la SS Great Britain, la prima nave a vapore in ferro, grande il doppio di ogni vascello mai costruito prima. È progettata per ridurre il viaggio attraverso l'Atlantico da 3 mesi a soli 15 giorni. Brunel incarna lo spirito di un'ambizione senza limiti che diventerà il simbolo dell'impero di Vittoria. Coglie l'opportunità della visita del principe Alberto per convincerlo del potenziale di questo nuovo mezzo di trasporto. Le navi a vapore sono ampiamente ridicolizzate dai critici. Si afferma che necessitino di così tanto carbone per i motori da non lasciare spazio per il carico. Ma Brunel sfata questa leggenda con un'equazione matematica. Dimostra che più grande è la nave, più aumenta la porzione che può essere destinata al carico, ai passeggeri o alle truppe. Per i grandi velieri è l'inizio della fine. La SS Great Britain è la prima di una nuova classe di piroscafi transatlantici che collegheranno sempre meglio la madrepatria ai suoi domini oltreoceano. E la loro capacità di procedere in linea retta, incuranti del vento o della corrente, avrà un impatto fondamentale su un'altra delle grandi invenzioni dell'epoca vittoriana. Nel 1837 gli inventori su entrambe le sponde dell'Atlantico creano simultaneamente il telegrafo elettrico. Brunel afferma che le sue ferrovie sono una strada perfetta per i cavi del telegrafo, che farà dialogare le città. E le navi a vapore possono installare i cavi in mare per collegare tra loro le nazioni. Brunel ispira il giovane principe con la visione del primo impero moderno. Un impero non basato sulle conquiste, ma sul commercio e le comunicazioni. Nel 1845 la Gran Bretagna era una superpotenza mondiale. Aveva il monopolio della tecnologia a vapore. Era anche in grado di produrre tantissimi beni e per questo aveva un grande surplus di capitali. Per utilizzare le risorse al meglio, gli industriali dovevano vendere a poco e acquistare a meno. A metà dell'Ottocento era chiaro che il fabbisogno alimentare andava coperto con importazioni a basso costo. La visione di un moderno impero tecnologico è minacciata dalla carenza della risorsa più semplice che esista, il grano. Nonostante le ultime invenzioni, l'agricoltura inglese non fornisce abbastanza pane per sfamare l'enorme forza lavoro delle città.
che inizia a protestare e a ribellarsi. Gli Stati Uniti possono fornire grandi quantità di grano, ma la più potente lobby dell'impero britannico si oppone. I proprietari terrieri, i latifondisti, rappresentano una forza dominante in Parlamento. La loro ricchezza deriva dall'agricoltura e sono decisi a mantenere un prezzo alto per i raccolti, soprattutto per il grano. Usano i loro voti in Parlamento per imporre alti dazi sulle importazioni di grano straniero. Sono le famigerate Corn Laws e portano il paese sull'orlo di un'insurrezione. Il principe Alberto ammonisce la regina sul pericolo di una guerra civile, in cui gli industriali useranno i poveri e gli affamati contro l'aristocrazia terriera. Potrebbe significare la rovina per i nobili e anche per la monarchia. Rischiano di perdere tutto, persino la vita. La crisi esplode presto nella colonia più antica del Regno Unito, l'Irlanda. Durante il Regno di Vittoria, tutta l'Irlanda appartiene alla Gran Bretagna. La maggior parte della terra è dei latifondisti inglesi che raramente visitano questi possedimenti. I loro mezzadri sono poveri contadini irlandesi. La maggior parte coltiva solo patate, l'unico alimento che hanno. Un viaggiatore inglese nota l'enorme disuguaglianza sociale. I latifondisti prendono tutto quello che viene prodotto e i mezzadri, per il loro lavoro, ricevono povertà e patate. Nel 1845, nei campi di patate irlandesi, si diffonde una misteriosa malattia che le fa marcire. Il raccolto è distrutto. Dei testimoni descrivono la crescente ansia e disperazione. Disperazione e paura si leggono sui loro volti. I poveri giungono le mani e piangono di dolore davanti alla distruzione che li lascia senza cibo. Cercano di sopravvivere mangiando ortica e altre erbe. Poi iniziano a morire di fame. I magistrati inglesi scrivono tristi rapporti. Sono entrato in alcune casupole. Nella prima, sei corpi scheletrici, che sembravano ormai morti, stavano accovacciati in un angolo. Mi sono avvicinato e con orrore ho scoperto dai lievi lamenti che erano ancora vivi. Il capitano Wynne, ufficiale dell'esercito inglese. Madri tremanti tra la neve e il ghiaccio, che gridano disperate mentre i loro bambini urlano per la fame. Sono pronto a qualsiasi altra cosa dovessi incontrare, ma questa mi risulta intollerabile. Il governo fornisce aiuto sotto forma di lavoro e cibo, ma non è abbastanza. La regina scrive dal castello di Windsor per lamentarsi che il grano non arriva a chi muore di fame. Dopo tutto quello che abbiamo fatto per fornire cibo ai bisognosi, i latifondisti si appropriano del grano e usano il lavoro dei poveri per ampliare le proprietà a spese dello Stato. Resta scioccata quando scopre che i morti vengono sepolti senza bare in fosse comuni. Nel 1846, una statunitense visita le isole a ovest dell'Irlanda. Non c'era segno di vita, eccetto qualche cane qua e là. Senza riflettere, ho detto: perché il cane è così grasso e ben nutrito se non c'è cibo per la gente? Devo dirglielo, mi fa il capitano. Mentre i cani rovistano nelle fosse comuni, 1,5 milioni di persone muore di fame.
Molti mezzadri che non possono più pagare l'affitto sono cacciati via dai latifondisti. 2 milioni di irlandesi emigrano su battelli chiamati coffin ships, le navi bara. Chi sopravvive al viaggio si ammassa nei bassi fondi di New York e Boston, Liverpool e Glasgow. È una delle più grandi tragedie nella storia dell'umanità. Il Parlamento britannico è diviso. Da una parte i latifondisti, dall'altra i liberali che li ammoniscono. Se le Corn Laws non saranno abolite, ordine, ordine! Tutti presto saranno minacciati da una violenta rivoluzione. Ma i proprietari terrieri resistono, sotto la guida di un uomo che diventerà un importante statista dell'epoca. Ordine, ordine! Benjamin Disraeli. Disraeli è il più improbabile difensore degli interessi dei latifondisti, pur essendo battezzato a origini ebraiche, in un'epoca in cui gli ebrei non possono ricoprire cariche pubbliche. Il giovane Disraeli ha lo stile elegante di un ricco, ma è tutta una messa in scena. Non ha soldi, non ha proprietà, né amici nei posti giusti. Scherza sul fatto di essere nato in una biblioteca, e infatti il padre ha una delle più grandi collezioni di libri di Londra. All'età di 20 anni, Disraeli lascia lo studio legale per dedicarsi alla scrittura di romanzi. Ma il suo vero scopo è ripagare gli ingenti debiti che ha contratto per investimenti sbagliati in borsa. La cosa che davvero lo interessa è la politica. Disraeli ha faticato a farsi strada nel mondo della politica. Era costantemente deriso per le origini ebraiche. Gli avversari si presentavano ai comizi con degli asini gridando «Tornatene a Gerusalemme!». Ha subito un pesante antisemitismo, eppure è sempre andato avanti grazie alla sua determinazione. Quando finalmente arriva in Parlamento, la sua ricca oratoria e il modo di vestire non passano inosservati. Indossava abiti che stupivano la gente. I suoi completi erano di colori sgargianti e sfoggiava molti gioielli. Aveva delle catene alla vita, anelli sopra i guanti e i ricci simili a boccoli. Gli piaceva provocare. Alla Camera dei Comuni non si è mai visto uno così. Il suo primo discorso è interrotto da un diluvio di risate e ingiurie. Siediti! Sì, signore. Adesso torno a sedere, ma arriverà il momento in cui mi dovrete ascoltare. Disraeli cambia il modo di vestire e adatta l'oratoria agli umori del Parlamento. E con la disputa sulle Corn Laws arriva finalmente il suo momento. Molti di quei signori di campagna non erano bravi nei discorsi, ma Disraeli era un oratore brillante. Giusto o sbagliato? Se loro avessero torto... E ottiene finalmente l'occasione che aspettava. I nostri attuali governanti... Un opportunismo che gli fa guadagnare anche molti nemici in Parlamento. E tra tutti il più importante è di certo William Ewart Gladstone. Suo padre era stato possidente di schiavi nelle Indie occidentali. E Gladstone nutre un profondo senso di colpa che ne farà la coscienza dell'impero. L'elemento centrale nella vita di Gladstone è il rapporto con Dio. Anche di fronte a un problema politico, chiede sempre a Dio di guidarlo. La fede è al centro della sua vita e di tutto il suo pensiero politico. Riflettendo sull'imperialismo, si domanda se Dio lo voglia. E la sua risposta è no. Gladstone è stato eletto in Parlamento tra i conservatori, ma la carestia irlandese sconvolge la sua coscienza e cambia partito per unirsi ai liberali e ai commercianti. La battaglia che ne deriva porterà a una faida che segnerà tutta la vita dei due politici. Disraeli e Gladstone, una faida che dividerà l'impero della regina Vittoria. E anche la corona si schiera nella disputa. Quando il Parlamento vota per abrogare le Corn Laws, il principe Alberto appare in galleria tra il pubblico,
per dimostrare il suo sostegno al libero mercato. Ordine! Ordine! Le contestazioni da parte dei conservatori lo obbligano ad andare via. La regina scrive allora un feroce attacco ai suoi critici. Gentiluomini che non fanno altro che cacciare tutto il giorno, bere vino la sera e non studiano mai le questioni dibattute. Alla fine i liberali ottengono più voti dei conservatori e infrangono il potere dei latifondisti. Le Corn Laws vengono abolite e il Regno Unito apre finalmente le porte alle importazioni di grano degli Stati Uniti. Vince il sì. Molti temono che sia troppo tardi. La tenace resistenza dei latifondisti provoca la furia popolare nelle città e nei villaggi. Ed è un momento pericoloso per la famiglia reale. Il 1848 diventa l'anno delle rivoluzioni in Europa. Tutto comincia nel Regno delle Due Sicilie e si espande rapidamente nel continente europeo. Manifestanti armati si riversano in strada, dando l'assalto ai palazzi dei governi e innalzando la bandiera rossa della rivoluzione. Al sicuro, nel suo palazzo medievale di Windsor, la regina si confida con suo zio Leopoldo, re del Belgio. Lo stato della politica in Europa è davvero critico e provo tanta ansia per il futuro. Un giorno la rivoluzione farà cadere le monarchie di Francia, Russia, Germania, Austria, Italia, Spagna e Turchia. E non è solo il trono di Vittoria ad essere a rischio. I proiettili la mancano, ma è il primo grave attentato contro la vita di Vittoria. E non sarà l'ultimo. Nella primavera del 1848 il governo di Sua Maestà teme la marea rivoluzionaria. Si dice che oltre 1 milione di persone progetti di marciare sul Parlamento e a Londra dilaga il panico. I cannoni sono schierati sui ponti lungo il Tamigi. Migliaia di poliziotti e soldati vengono richiamati in città. Il governo fa allontanare segretamente in treno la famiglia reale, che si rifugia in un palazzo sulla costa. Alberto aveva paura, e anche Vittoria. Non voleva andare via, pensava che fuggire fosse da codardi, ma sembrava davvero che stesse per scoppiare una rivoluzione. Mentre la famiglia reale viene portata al sicuro, la capitale si prepara all'invasione di 1 milione di uomini che scatenerà la rivoluzione. Ma la mattina del 10 aprile si presentano solo 30.000 dimostranti. Sono sopraffatti dagli oltre 100.000 soldati e agenti. Al primo accenno di violenza, i capi della manifestazione perdono il coraggio e implorano la folla di disperdersi. Poi anche il tempo dà un contributo. La minacciata rivoluzione annega in un violento temporale inglese. Si aspettavano che si radunassero centinaia di migliaia di persone e marciassero fino al Parlamento per presentare un'enorme petizione. Ma in pochi sono scesi in strada. È stata una delusione. Gli inglesi non sono rivoluzionari. Ricevuta la notizia nel suo rifugio, la regina si rallegra. Sia ringraziato Dio. La manifestazione è stata un totale fallimento. La fedeltà della maggioranza delle persone è sorprendente e immensa la loro indignazione contro gli scalmanati senza valore che hanno interferito con la loro pace. Ma il principe Alberto ha una visione molto più realistica della situazione. La rivoluzione è stata evitata, ma la minaccia resta forte quanto prima. Alberto crede che l'unico modo per salvare la monarchia sia migliorare le condizioni di vita dei più poveri. La popolazione deve essere persuasa che il libero commercio porterà una nuova era di pace e di prosperità, non solo per i produttori, ma per l'intera nazione. Il problema è:
Come fare a convincerli? Ad Alberto piaceva l'idea di usare il commercio per liberalizzare il mondo. Amava l'idea di creare mezzi di comunicazione e offrire una vita migliore a tutti, in tutto il mondo. Il principe Alberto credeva che il libero commercio non fosse solo economia, ma una sorta di religione, qualcosa che avrebbe portato davvero la felicità universale. Nel 1849 il principe Alberto incontra un profeta della nuova religione, Henry Cole, scrittore, artista, architetto, un gentiluomo vittoriano con tante idee per cambiare il mondo. Parla al principe del suo nuovo e temerario sogno, costruire la cattedrale del libero commercio, un gigantesco tempio nel cuore di Londra per esporre l'arte e la tecnologia delle nazioni. Ogni paese del mondo sarà invitato a inviare a Londra le sue creazioni più belle e più utili per unire il mondo in un sogno di pace universale attraverso il commercio. Il principe ne è affascinato. Il principe Alberto era un idealista, non solo voleva mostrare al mondo la grandezza del Regno Unito, ma teorizzava una sorta di interconnessione universale. Vittoria condivide l'entusiasmo di Alberto e lo nomina a capo della commissione che organizzerà l'evento, la grande esposizione delle opere dell'industria e delle nazioni. La prima fiera commerciale del mondo nuovo. La regina mette a disposizione uno dei parchi reali, Hyde Park, nel cuore di Londra, come sito dell'esposizione. Ma la visione del principe è contrastata dalle stesse forze che si sono opposte all'abrogazione delle Corn Laws. Prima argomentano che l'esposizione porterebbe orde di stranieri a Londra. Erano preoccupati da una potenziale invasione di stranieri. La xenofobia aveva raggiunto il picco in quel periodo e avevano paura che portassero nuove malattie. Poi i critici spostano il mirino contro l'edificio stesso. Il progetto scelto inizialmente dalla commissione ricorda una gigantesca cupola e viene ridicolizzato. Ma quando si scopre che una celebre strada alberata sarà disboscata per fare spazio, l'ilarità diventa rabbia. Salviamo gli alberi, è questo lo slogan dei critici di Alberto sulla stampa e in Parlamento. Gli alberi devono essere sacrificati per una delle più grandi frodi, una delle più grandi assurdità mai concepite? Il vero obiettivo di questi attacchi è il principe Alberto. Viene sbeffeggiato in quanto re senza corona della casata reale, lo stallone straniero che può procreare 9 figli, ma non è capace di fare altro. Dietro la satira si cela la paura che Alberto rappresenti una minaccia all'ordine costituito. Per molti aspetti, Alberto era in anticipo rispetto alla sua epoca e il governo non aveva il suo stesso impeto riformista. Era quindi visto con sospetto dai politici, che erano molto più conservatori di lui. Vittoria e Alberto non sanno più cosa fare. Non è in ballo solo la reputazione del principe consorte, ma anche il loro sogno. Il sogno che il commercio mondiale possa assicurare la pace. Il principe scrive disperato a suo fratello Ernesto. Temo che ci sconfiggeranno e dovremmo rinunciare all'esposizione. Non dormo su un letto di rose. Quando il progetto sta per andare in fumo, arriva un aiuto da una fonte inaspettata. Joseph Paxton è il figlio di un agricoltore. Ha iniziato a lavorare all'età di 15 anni come assistente del giardiniere nella proprietà del duca di Devonshire, nel nord dell'Inghilterra. Come Isambard Kingdom Brunel, Henry Cole e molti altri dell'epoca, Paxton crede tanto in se stesso e ha un'immaginazione che supera i limiti delle piantagioni del duca. Le sue idee innovative attirano presto l'attenzione del suo nobile signore e gli garantiscono una rapida ascesa. All'età di 40 anni gestisce tutte le proprietà del duca ed è un uomo indipendente e ricco, che investe il suo denaro in ponti, ferrovie e gasdotti.
Ha persino fondato un giornale con Charles Dickens come direttore. Paxton è il tipico imprenditore vittoriano che sembra eccellere in tutto e con tutto. Sa che senza un palazzo l'esposizione del principe Alberto fallirà. Quindi si ingegna per progettarne un altro. Butta giù uno schizzo su un blocco di carta mentre incontra i dirigenti di una delle sue compagnie ferroviarie. È una gigantesca serra. Il principe Alberto e la commissione sono entusiasti. Una costruzione in vetro può essere assemblata rapidamente e non richiederebbe l'abbattimento degli alberi di Hyde Park. I critici sono azzittiti da questa soluzione. Nell'autunno del 1850, un'armata di 2000 operai arriva da Hyde Park. La grande struttura in ferro, che si estende su quasi 8 ettari, viene assemblata in sole 9 settimane. La settimana seguente, 80 vetrai installano 18.000 pannelli trasparenti. I critici sperano in una tempesta di grandine, ma il loro desiderio non è esaudito. Il maestoso palazzo di Paxton ruba i cuori della popolazione. Viene inaugurato dalla regina e dal principe Alberto il 1 maggio del 1851 e diventa subito famoso come il Crystal Palace. L'opinione pubblica lo considerava una meraviglia dell'architettura. Era una costruzione maestosa, diversa da qualsiasi cosa che avessero mai visto, e si abbinava magnificamente al luogo. Per la prima volta, i sudditi di Vittoria possono vedere il mondo nuovo in mostra, con tutte le sue novità e invenzioni. E ne sono affascinati. L'impatto è stato fortissimo. Erano tutti elettrizzati alla vista della costruzione e di ciò che conteneva. In 3 mesi la visitarono oltre 6 milioni di persone e la popolazione di Londra era di soli 2 milioni, il che dimostra la grande risonanza. Sono le innovazioni dell'industria inglese a stupire le folle che riempiono i padiglioni. La grande esposizione è il Regno Unito in mostra. Nessun altro paese è in grado di eguagliare la produzione di motori a vapore e di macchinari, i simboli del potere industriale. Entravano e vedevano quei magnifici dispositivi e quelle invenzioni, tutte prove dell'ingegnosità e dell'energia inglese. Era un modo per annunciare al mondo che quella era la nazione più progredita che aveva prodotto tali meraviglie. Il Crystal Palace realizza tutti i sogni del principe Alberto e va ben oltre. Convince milioni di persone comuni che la tecnologia può aprire una vera età dell'oro non solo per i privilegiati, ma per tutti. Alimenta un rinnovato patriottismo e orgoglio per la monarchia, ma anche aspirazioni di supremazia nazionale. E cresce la convinzione che, con un tale potere, gli inglesi possano conquistare il mondo. Dopo l'inaugurazione, per la regina è tempo di ringraziamenti. Dio benedica il mio caro sposo. Dio benedica il mio caro paese, che ha mostrato tutta la sua nobiltà. Il nome di Alberto vivrà nei secoli. Il principe, con maggiore compostezza, commenta che il primo giorno dell'evento è stato
abbastanza soddisfacente. La grande esposizione segna l'alba di una nuova era di libero commercio. Ma il sogno del principe di pace e fratellanza tra le nazioni si rivelerà un miraggio. Nei 10 anni che seguono la grande esposizione, la Gran Bretagna sarà trascinata in 2 conflitti che infrangeranno i sogni di Alberto e metteranno l'impero di Vittoria su una strada pericolosa e sanguinosa di dominio mondiale. Benvenuti. Oggi vi presentiamo il 2° episodio della nostra serie in 4 puntate dedicata alla regina Vittoria e alla storia dell'impero britannico. Il titolo di questo episodio è Passaggio in India, citazione dal titolo di un famoso romanzo, e fa già capire qual è il tema principale, che è l'espansione dell'impero britannico appunto nel subcontinente indiano. La storia dell'impero britannico in India è una storia molto curiosa. Vittoria, a un certo punto del suo regno, prenderà il titolo di imperatrice delle Indie, ma non ce l'aveva ancora all'inizio, quando sale al trono. Perché quando Vittoria sale al trono nel 1838, l'India è già quasi tutta dominata dagli inglesi, ma non dalla corona, è un possedimento privato. È il possedimento di una potentissima compagnia di investitori, che si chiama la Compagnia delle Indie, appunto, la quale possiede privatamente tutti i domini inglesi in India. Ovviamente a quel livello il concetto di privato vale fino a un certo punto. Gli intrecci con il potere politico sono fittissimi, però tecnicamente all'inizio del Regno di Vittoria l'India, appunto, è patrimonio di questa società privata. È una cosa talmente strana che non a caso ci sono arrivate delle domande proprio su questo. Ci scrivono. Professore, potrebbe chiarirmi il ruolo della Compagnia delle Indie e la figura del viceré in India? Quest'ultimo era un nobile della stessa casata della famiglia reale o un funzionario qualsiasi? Allora, vediamo di chiarire nei limiti del possibile questa storia intricatissima. La Compagnia delle Indie, il viceré. La compagnia esiste fin dall'inizio del 600. È una potenza commerciale straordinaria perché domina tutto il commercio dell'Europa con l'India e con la Cina. Domina il commercio delle merci più redditizie che si possono esportare nell'Ottocento: il cotone, il tè, l'oppio. Secondo la leggenda, la Compagnia delle Indie a quell'epoca controlla metà del commercio mondiale. Non sarà vero, ma insomma capite a che livello ci muoviamo. La compagnia governa l'India in parte dominando direttamente certi territori e in parte delegando il potere a dei Maharaja amici e abbondantemente foraggiati. Sono quei Maharaja della leggenda, straricchi, padroni dei più grandi tesori, dei più grandi diamanti del mondo, il Nizam di Hyderabad, il Maharaja di Baroda. Ecco, c'è questo sistema misto, ma la compagnia ha anche un suo esercito privato, che ha il doppio degli effettivi rispetto all'esercito britannico. Questa situazione va avanti nel corso del Regno di Vittoria, fino alla grande rivolta indiana del 1857. È una rivolta spaventosa, con massacro dei bianchi e poi riconquista dell'India e delle sue principali città da parte dell'esercito britannico, e anche lì con stragi di civili, rappresaglie. Alla fine di questo bagno di sangue, il governo inglese decide che è ora di farla finita con la Compagnia delle Indie.
a partire da quel momento subentra un viceré nominato dalla corona. La compagnia sopravvive ancora per qualche anno, poi la aboliscono definitivamente per malversazioni e corruzione, e sarà a quel punto che Vittoria assume il titolo di imperatrice. E allora, il viceré. Il viceré è l'uomo che deve continuare a gestire questo sistema misto, estremamente complesso, perché i marajà rimangono e su di loro ci si deve appoggiare. In altre zone, invece, è il governo che direttamente controlla il paese. Perciò, come dire, non è un lavoro facile. Fare il governatore generale dell'India, e questo è il titolo ufficiale del viceré, è un incarico riservato a pochi eletti, non necessariamente a parenti della corona, come chiedeva il nostro spettatore, ma insomma è il posto più importante nell'intero organigramma dell'impero britannico. Sono sempre politici di altissimo livello che vengono mandati a governare l'India. L'ultimo, vale la pena di ricordarlo, sarà Lord Louis Mountbatten, zio dell'attuale principe consorte Filippo, lontano cugino dell'attuale regina Elisabetta, Lord Louis Mountbatten, ultimo governatore generale dell'India, nel 1947 negozierà la transizione verso l'India e il Pakistan indipendenti. Poi 30 anni dopo, nel 79, dopo una vita passata a fare il politico di estrema destra in Inghilterra, Lord Louis Mountbatten sarà ammazzato in un attentato dell'IRA. Nel pieno della guerra civile in Irlanda del Nord, l'IRA lo farà saltare in aria sulla barca in cui andava a pesca di aragoste. E così quello che è stato l'uomo che ha liquidato l'impero britannico in India morirà per mano di terroristi venuti da quello che era a tutti gli effetti il primo dominio coloniale dell'Inghilterra, l'Irlanda. Gli imperi costano e presentano il conto. Buona visione. Primavera del 1852. La regina Vittoria d'Inghilterra e il principe Alberto sono al settimo cielo. Vittoria è uscita indenne dalla minaccia della rivoluzione ed è salda sul trono e più amata che mai. L'Inghilterra sta per conoscere la più grande espansione della sua storia. Ma il tentativo di esportare i valori vittoriani nel mondo provocherà uno scontro di culture e principi che scuoterà la regina e le fondamenta del suo impero. Durante il lungo regno della regina Vittoria, 16 milioni di inglesi lasciano la madre patria per una nuova vita all'estero. Chiunque sia mosso dal desiderio di fama o fortuna, di amore o avventura, può contribuire a rendere l'impero vittoriano il più grande e potente che il mondo abbia mai visto. Si aveva l'impressione che l'Inghilterra, per quanto bella, pacifica, orgogliosa, ricca e di indubbio successo, fosse troppo limitata, piccola e cupa. Fuori da qui, salendo su un mercantile, si potevano trovare calore e avventure. Al rintocco delle campane, le navi salpavano verso oceani sconfinati e nuove conquiste. C'era un mondo ancora tutto da scoprire. Molti inglesi partono portando con sé, insieme ai sogni e alle speranze, un bagaglio di idee e valori, credenze e pregiudizi, che diffonderanno negli angoli più remoti della terra. E in molti casi il sogno diventerà incubo. Gran parte di coloro che emigrano dalla Gran Bretagna negli anni 50 dell'Ottocento sono diretti nei territori semi-autonomi di Canada, Australia e Nuova Zelanda o nelle ex colonie degli Stati Uniti. Altri vanno nel paese che Vittoria definirà il gioiello più prezioso della corona, l'India.
l'India è il più vasto territorio d'oltreoceano che un impero abbia mai posseduto. Eppure non sono stati i soldati inglesi a conquistarla, ma una compagnia mercantile privata. La Compagnia delle Indie Orientali inizia aprendo un deposito sulla costa occidentale. Quando il commercio viene minacciato dai rivali europei o dai vari sovrani indiani, la compagnia entra in guerra. Schiera un proprio esercito privato composto da truppe indigene, i sepoi e ufficiali inglesi ed europei. La compagnia esce vittoriosa da ogni battaglia. Ad ogni trionfo, migliaia di reclute indiane abbandonano le file degli avversari sconfitti e giurano fedeltà ai nuovi comandanti. Giuro di servire fedelmente l'onorabile compagnia contro ogni nemico, fin tanto che riceverò il compenso e sarò ai suoi ordini. Questo giuramento di fedeltà è l'unico legame importante che unisce l'Inghilterra all'India, ma è anche il più fragile. All'epoca di Vittoria, la Compagnia delle Indie Orientali, con il suo vasto esercito di sepoi, controlla un territorio in India che è 10 volte più esteso delle isole britanniche e con una popolazione 5 volte superiore. I mercanti avventurieri diventano conquistatori e per i vincitori c'è un ricco bottino. Gli agenti che fumano il narghilè, i nababbi della compagnia, diventano simbolo di vita agiata e di ricchezze che superano ogni immaginazione. Erano inglesi ben istruiti, appartenenti al ceto medio-alto, che erano partiti per fare fortuna, cosa in cui spesso riuscivano. E volevano godersi la vita, provare nuove emozioni ed avere storie d'amore. Cercavano luoghi dove gli orizzonti fossero più vasti, le opportunità maggiori e il bottino più ricco. Non volevano migliorare il mondo. Non erano dei missionari. Molti avevano amici indiani e anche mogli indiane. Era normale avere amanti indigene e figli meticci. La concubina indiana, nota come Bibi, è una figura importante e ha quasi un carattere ufficiale nella vita della compagnia. Secondo la tradizione, la Bibi viene sistemata in una casa chiamata Bibigar per vivere nel lusso con i figli e la servitù. All'inizio la compagnia incoraggia i suoi affiliati a sposare le donne indiane. Ma la Bibi diventa presto una valida alternativa. Si dice che una donna faccia rigare dritto l'uomo e ancori la compagnia al suolo indiano. Un ufficiale inglese si strugge al loro ricordo. Sono così spensierate e impazienti di soddisfare un uomo e tremiamo al pensiero di patire i capricci o la furia delle dame inglesi. Ma una dama inglese in particolare non è entusiasta. L'esuberante ragazza salita al trono come regina d'Inghilterra a 18 anni è diventata una moglie e una madre fiera, ma al contempo pudica. Come il principe Alberto, è una sostenitrice dei futuri valori vittoriani. In particolare, della santità del focolare e della famiglia e della supremazia del cristianesimo protestante. Questi valori sono condivisi dalla quasi totalità dei sudditi di Vittoria, ricchi e poveri. Nonostante lo squallore e la povertà delle loro città, gli inglesi dell'epoca iniziano a considerarsi il popolo eletto da Dio, la cui missione è diffondere il Vangelo in tutto il mondo. Questa coincidenza di fattori ed eventi, a partire dal 1815, ha portato alla nascita di una nuova mentalità nel Regno Unito, che si vedeva sempre di più come il paese del futuro e voleva imporre questa visione ad altri popoli. Si sentivano investiti di una missione civilizzatrice, che è la molla ideologica del colonialismo. Da quel momento è cambiato l'atteggiamento degli inglesi verso i popoli dell'India.
Questo sentimento coincide con nuove invenzioni ed iniziative che porteranno i due mondi ad avvicinarsi sempre di più, fino ad entrare in collisione. Prima dell'apertura del canale di Suez, per raggiungere l'India dall'Inghilterra, bisogna circumnavigare l'Africa, un viaggio di circa 20.000 chilometri, e un veliero può impiegare fino a 6 mesi. Nel 1837, il primo anno di regno di Vittoria, la Compagnia delle Indie chiede a un ufficiale di marina in pensione di trovare una rotta più breve. Thomas Waghorn è l'esempio dell'uomo vittoriano che guarda all'espansione dell'impero. Avventuriero, idealista, ma anche affarista. Propone di raggiungere l'India attraverso l'Egitto e il Mar Rosso. Per molti è una follia. Il transito nell'entroterra dell'Egitto è minacciato dai predoni e il Mar Rosso è soggetto a improvvise tempeste, che sono una minaccia per i velieri di grande stazza. Tuttavia l'Inghilterra ha inaugurato la rivoluzione industriale e Waghorn scommette che le navi a vapore navigheranno nel Mar Rosso senza temere il vento o le correnti. Come scalo di rifornimento, Waghorn sfrutta il porto di Aden, la prima colonia conquistata sotto il regno di Vittoria. Presto le navi inizieranno a solcare il Mar Rosso tra Aden e Suez con regolarità. Per agevolare la traversata dell'Egitto si impiegano i metodi più tradizionali, come cammelli, carovane e denaro, per pagare i predoni. In breve tempo, Waghorn si ritrova a capo di un'impresa fiorente. Ma la sua scorciatoia per l'Oriente causerà inattesi disordini in India. La lunga circumnavigazione dell'Africa scoraggia molte donne inglesi dal raggiungere i mariti in Estremo Oriente. Tuttavia la scorciatoia di Waghorn semplificherà loro l'impresa, si apre il mitico passaggio in India. Oltre alle mogli, arrivano migliaia di giovani nubili speranzose di conquistare gli scapoli d'oro delle compagnie. Queste donne produrranno un cambiamento radicale nello stile di vita condotto dagli uomini d'affari in India. Con l'arrivo delle donne c'è stata una crescente tendenza a creare delle enclavi separate per gli europei, note come acquartieramenti. Si trovavano di solito nella periferia delle città, in cui le famiglie bianche potevano vivere in abitazioni solo per loro e avevano i loro spazi per socializzare. Non dovevano neanche recarsi in centro per fare la spesa. Avevano i loro negozi di quartiere, così non erano costrette ad andare nei bazar indiani. In una simile realtà, le donne europee vivevano isolate e raramente entravano in contatto con il mondo esterno. L'unico rapporto che avevano con gli indiani era attraverso la servitù, persone che consideravano inferiori. Imparavano solo alcune parole base in hindi e spesso si trattava di termini spregiativi, perché all'epoca era quello il modo di rivolgersi ai propri servitori. Poi, naturalmente, c'era la sfera sessuale. Le mogli non volevano che i propri mariti familiarizzassero con le donne indiane, ed era anche logico, ma ciò poteva creare un'ulteriore barriera nelle relazioni tra inglesi e indiani. La spensierata Bibi viene relegata nell'ombra, fino ad eclissarsi lentamente, ma non scomparirà mai del tutto. Ora, invece di trascorrere le ore libere nel Bibigar o con gli uomini nei quartieri indiani, ci si aspetta che funzionari e ufficiali si ritirino nel bungalow, il focolare della famiglia inglese. È un focolare che viene scosso di frequente da una virtuosa indignazione verso il mondo che c'è oltre quel confine invisibile. La figlia di un mercante inglese a Lucknow si lamenta amareggiata. Le strade non vengono mai spazzate e le mosche sono così numerose che talvolta i negozi devono aprire solo di sera. Come se non bastasse, il luogo è infestato da scimmie che rubano tutto ciò su cui mettono le zampe.
Le dame sono scandalizzate dai racconti sui piaceri di cui godono i Maharaja nella riservatezza dei palazzi indiani. E da quelli ancora più comuni, nelle Nech House, le sale da ballo. Non sono soltanto le donne inglesi ad esigere un cambiamento. Sulle stesse navi a vapore partite dall'Inghilterra viaggiano i missionari, decisi a civilizzare e convertire l'India. Questi missionari tolleravano con difficoltà le religioni indiane, in particolare l'induismo, che consideravano un misto di superstizioni, sporcizia, squallore e persino idolatria. Dobbiamo unirci per condannare i riti barbari e osceni della superstizione induista. Il direttore della Compagnia delle Indie Orientali è un fervente evangelico e ritiene che in Asia si debba fare ben più che ricavare profitti. Diffondiamo la luce e la benevolenza della verità tra gli indigeni, sprofondati nell'oscurità, nel vizio e nella miseria. In India vi erano alcune pratiche che venivano considerate riprovevoli da ogni punto di vista. La pratica tradizionale induista più inquietante è sicuramente la sati. Consiste nel bruciare viva la vedova sulla pira del defunto marito, aspersa secondo il rituale con acqua, latte e miele. Quando una delegazione indiana afferma che la sati è un'antica tradizione del loro popolo, il generale Charles Napier risponde così a nome dei connazionali. Anche la mia gente ha delle usanze. Se un uomo brucia una donna, lo impicchiamo. È giustificabile la volontà degli inglesi di sradicare tali pratiche, ma era strumentale presentarle come simbolo della degenerazione indiana. Disprezzavano le credenze locali. Mettevano apertamente in ridicolo le religioni e le usanze indiane. E si comportavano in un modo che lasciava supporre a molti indiani che volessero introdurre cambiamenti radicali e inarrestabili. Alcuni indiani decidono di prendere posizione, combatteranno e moriranno per difendere la propria religione e cultura. Fra questi vi è un giovane musulmano, Azimullah Khan. Si dimostrerà uno dei più feroci nemici dell'Inghilterra. Azimullah impara a conoscere gli inglesi durante l'infanzia, quando la madre lo porta in una missione cristiana nel nord. La carestia flagella la regione e madre e figlio soffrono la fame. La missione li accoglie. Azimullah viene educato nella scuola della missione, in cui impara l'inglese e il francese. Ma è musulmano dalla nascita e resiste a ogni tentativo di convertirlo al cristianesimo. Quando abbandona la missione, inizia a lavorare come khitmatgar, maggiordomo presso una famiglia inglese. Si unisce alla schiera di servi che soddisfano i bisogni dei padroni dell'India. Dal tradizionale punkah walla, che sventola il ventaglio nei caldi bungalow, alla fidata Aya, che si occupa dei bambini, ai dignitosi khitmatgar, che servono in tavola. Molti sono fedeli alle famiglie inglesi e restano al loro servizio per la vita. Altri, invece,
covano un sordo rancore nei confronti dei padroni, i Sahib, e delle loro spose, le Mem Sahib. Azimullah Khan è fra questi. Dopo il 1850, Azimullah si unisce ai seguaci di un nobile indiano animato da ostilità contro gli inglesi. Nana Sahib è a capo dei Maharatta, che un tempo erano una potente nazione indù, poi sconfitta dagli eserciti della Compagnia delle Indie Orientali. Il padre di Nana riceve dalla compagnia un sussidio annuale per far vivere nel lusso la famiglia e mantenere un piccolo esercito. Tuttavia, alla morte del padre, il pagamento si interrompe. L'erede è infuriato. Nana Sahib decide di rivolgersi ai dirigenti della Compagnia delle Indie a Londra. E l'uomo che sceglie come suo portavoce è Azimullah Khan. Nel 1853, Azimullah arriva in Inghilterra, impaziente di vedere la sede del potere che tanto aveva colpito gli scrittori musulmani. È di certo volontà dell'essere supremo se questa piccola isola, che sulla terra è paragonabile a un neo sul corpo umano, può governare metà del mondo e intimidirne l'altra metà. Ad impressionare Azimullah sono il fumo e lo squallore di Londra. Non vi è traccia del benessere e della dignità vantati dagli inglesi in India. Al contrario, vede ubriachi e prostitute, mendicanti e malfattori. Intere famiglie arrancano verso fabbriche e officine. Nel cuore della macchina imperiale non sono il potere e il benessere ad accecarlo, ma il fumo e la sporcizia. Quando la Compagnia delle Indie rifiuta la sua richiesta per conto di Nana Sahib, Azimullah è indignato. L'Inghilterra rimpiangerà il modo in cui ha trattato il mio signore. Sembra solo una vuota minaccia, ma il destino gli darà un'opportunità e un'arma. Mentre Azimullah intraprende il viaggio di ritorno, gli inglesi si lanciano nella prima grande guerra sotto il regno di Vittoria. A scatenarla è la volontà di proteggere il passaggio via terra e mare verso l'India, aperto da Weghorn. Nella primavera del 1854, i russi minacciano i Balcani e il popolo inglese reclama una reazione. Ma il governo è spaccato. Il primo ministro scrive alla regina: «Senza dubbio sarebbe un piacere umiliare lo zar, ma il prezzo da pagare in caos, miseria e sangue che spargeremmo in Europa sarebbe troppo alto». È opinione condivisa dal consorte di Vittoria, il principe Alberto, di origini tedesche. Tutti conoscono il suo rifiuto della guerra. L'opinione pubblica ne è indignata. Il principe scrive a suo fratello: «Mi hanno graziosamente scelto come capro espiatorio per sfogare un desiderio inappagato di guerra. L'aristocrazia inglese non ha mai accettato il principe come un suo pari. Si prende gioco dei suoi abiti, del colletto aperto e degli stivali sopra il ginocchio che indossa per la caccia, con stile tutt'altro che inglese. Un lettore del Times riflette con sarcasmo sulle ragioni di tale disprezzo. Non gioca d'azzardo, non usa un linguaggio triviale, non mantiene ballerine». La regina fornisce un'altra spiegazione. «È colpa dell'odio smisurato che l'Inghilterra nutre per gli stranieri, che esplode di continuo e mi addolora». Una voce compromettente insinua che il principe sia al servizio della Russia.
Alberto non voleva la guerra. Riteneva che qualunque tensione potesse essere risolta pacificamente. Ma quando ha provato a far ragionare le nazioni, organizzando una conferenza per porre fine alla guerra, ha scoperto che il popolo lo considerava filo russo. A un certo punto, a Londra, si era sparsa la voce che fosse stato arrestato per spionaggio. Migliaia di persone si recarono alla Torre di Londra per scoprire dove fosse rinchiuso, nell'illusione di intravederlo tra le sbarre di una finestra. Ovviamente non era lì, erano tutte sciocchezze. Ma ciò vi fa capire l'opinione che si avesse di lui all'epoca. Dalle sue comode stanze nel Palazzo Reale di Windsor, il principe scrive ad amici in Germania. Dobbiamo supporre di vivere in una gabbia di matti. Il popolo ha la testa piena di frivolezze, tanto futili da non essere degne neanche dei maiali. L'astio verso il principe si placa, al contrario della sete di guerra. Nel marzo 1854, la flotta britannica salpa per il Mar Nero con 30.000 uomini. Si unisce alle forze francesi e turche per attaccare la base navale di Sebastopoli in Crimea. Ormai la guerra è inevitabile e Alberto sa qual è il suo dovere. Va in Francia per passare in rassegna le truppe pronte per la Crimea e cementare la fragile alleanza con Napoleone III. Charles Dickens è in vacanza in Francia quando vede i due uomini a cavallo alla testa di un plotone di cavalleggeri. La diplomazia del principe Alberto ha successo. Dickens nota i falò accesi lungo la costa per celebrare l'alleanza tra l'Inghilterra e la Francia. Dickens dà il proprio contributo accendendo 120 candele sul davanzale del cottage in cui soggiorna sul canale della Manica. Tuttavia, in Crimea c'è poco da festeggiare. Sono trascorsi 40 anni dall'ultima volta che l'esercito inglese ha combattuto una vera guerra. È male equipaggiato e ha comandanti inadeguati. Un ufficiale descrive le condizioni dell'esercito. Gli uomini rimangono giorno e notte in trincee stracolme d'acqua, stringendo il moschetto nonostante i crampi e le mani semicongelate. La pioggia inzuppa i loro unici vestiti, che con questo clima non si asciugheranno mai. Le condizioni delle truppe erano assolutamente terribili. Non avevano rifornimenti né alcun tipo di assistenza medica. Morivano di fame, erano infestati dai pidocchi. Non avevano tende, vivevano in trincee allagate. È stato un piccolo e tremendo assaggio della Prima Guerra Mondiale. Gli alleati della Gran Bretagna sono meglio equipaggiati e nutriti. Un militare francese scrive che gli inglesi sono così disperati da barattare i propri stivali con del cibo. Diamo loro quanto possiamo. È pietoso vedere uomini tanto fieri chiedere il permesso di raschiare le nostre gamelle sporche. La dissenteria e il colera mietono vittime. E le malattie si accompagnano a errori fatali sul campo di battaglia. La Crimea è teatro della più memorabile disfatta nella storia militare inglese. La carica dei 600 durante la battaglia di Balaclava. La brigata leggera è considerata il miglior corpo di cavalleria in Europa, ma a comandarla c'è George Brudenell, conte di Cardigan, che considera la guerra un passatempo dell'aristocrazia, come la caccia alla volpe. Riceve l'ordine di recuperare dei cannoni inglesi sul fianco destro che sono finiti in mano russa. Cardigan lesse il dispaccio e si guardò intorno. Gli unici cannoni in vista erano davanti a lui e sul fianco. Essendo un ufficiale impulsivo e privo di grande acume e intelletto, decise di ordinare l'attacco. Le sue parole mentre sguainava la spada furono: «Arriva l'ultimo dei Brudenell!» Sapeva che se fossero entrati nella valle non sarebbero tornati. È stato un disastro. Cardigan conduce la brigata nella valle sbagliata, un pendio circondato su tre fianchi dall'artiglieria russa.
I testimoni descriveranno la carneficina con dettagli terrificanti. Siamo avanzati al galoppo sotto il tremendo fuoco di mitraglie, granate e proiettili da ogni direzione, mentre cavalli e uomini cadevano come mosche. Ovunque si vedevano figure sanguinanti. A volte erano soldati, altre cavalli. Li hanno fatti a pezzi. Alla fine hanno raggiunto i cannoni e ucciso gli artiglieri russi. Ma tutto intorno, i testimoni inorriditi si coprivano gli occhi con le mani. Dei 600 uomini entrati nella Valle della Morte, appena la metà ne esce viva. In 30.000 sono partiti per la Crimea. Nel giro di un anno, 2/3 sono morti o feriti. Per la prima volta nella storia dei conflitti, la sofferenza dei soldati e gli errori dei generali vengono riferiti all'opinione pubblica inglese nei minimi dettagli. Infatti in Crimea viene inviato il primo corrispondente di guerra della storia moderna, William Russell, del Times di Londra. Il più nobile esercito mai salpato da queste sponde, immolato agli errori più grossolani. Incompetenza, lentezza e stupidità, pioggia, baldoria e rivolta nel campo davanti a Sebastopoli e all'ospedale di Scutari. Tra i milioni di lettori delle corrispondenze di Russell c'è anche un indiano che cova rancore, Azimullah Khan. Decide di fare una deviazione nel suo viaggio di ritorno in India e vedere coi propri occhi cosa accade all'esercito inglese in Crimea. Fa il giro degli ospedali dove una donna, Florence Nightingale, lotta per salvare le vite dei feriti e mettere ordine nel caos. Persino nei bassi fondi di Londra, Azimullah non ha mai visto gli inglesi cadere così in basso. Ciò rafforza l'idea che siano tutt'altro che invincibili. Presto le sue convinzioni verranno messe alla prova. Tornato in India, Azimullah ha uno spiacevole incontro con Nana Sahib. Non è riuscito a riconquistare i titoli e gli appannaggi del principe e ha anche dilapidato i fondi del suo padrone. Azimullah trova un appiglio che spera possa salvarlo dal malcontento di Nana Sahib. Afferma che gli inglesi sono finiti. Serve solo una spinta finale e il sovrano diseredato potrà prendere tutto ciò che gli è dovuto e anche di più. Potrà esigere una tremenda vendetta per tutte le umiliazioni inflittegli dalla Compagnia delle Indie Orientali. Nei mesi successivi, gli agenti di Azimullah conducono una campagna di sedizione e disinformazione. Fomentano il feroce risentimento scatenato dagli evangelici che sembrano voler minacciare le credenze di indù e musulmani. Corre voce che gli inglesi siano stati sconfitti in Crimea e che l'esercito russo stia avanzando verso l'India. Sono solo voci infondate. Alla fine i russi saranno sconfitti. Eppure in molti vi credono. I funzionari della Compagnia delle Indie Orientali sono confusi e allarmati. Mentre le tensioni crescono, tentano di nascondere i propri timori alle famiglie. Tuttavia, la loro unica difesa viene dai sepoi, truppe locali fedeli alla compagnia. Sikh, Gurkha, Pashtun, Hindu e musulmani. Alla metà dell'Ottocento, le loro file si sono ingrossate fino a raggiungere i 260.000 uomini. 10 volte il numero dei soldati inglesi in India e oltre il doppio dell'intero esercito britannico nel mondo.
La loro lealtà è essenziale se gli inglesi vogliono restare in India. Ma all'indomani della guerra di Crimea, la compagnia prende una decisione in apparenza banale, che si rivelerà disastrosa. Gli ufficiali inglesi addestrano le truppe indiane all'uso di un nuovo fucile, il Lee Enfield, la cui cartuccia viene unta con grasso animale. Si sparge la voce che il grasso sia una miscela di manzo e maiale. Il primo proibito per gli Hindu e il secondo per i musulmani. Si scatenano dei moti che passeranno alla storia come la rivolta dei Sepoi, ma per gli indiani è la loro prima guerra di indipendenza. Il motivo scatenante della rivolta era la convinzione di molti soldati indiani che gli inglesi tentassero di contaminarli usando cartucce unte con grasso di manzo o maiale. Una volta diffusa quella voce, è iniziata tutta una serie di lamentele che si ricollegavano ad altre cose fatte dagli inglesi nei 30 anni precedenti. La rivolta ha inizio nel presidio di Meerut, nell'estremo nord, quando 90 sepoi rifiutano di utilizzare le nuove cartucce. Sono spogliati in pubblico delle uniformi e condannati a 10 anni di lavori forzati. Il giorno seguente è il 10 maggio 1857, una domenica. Mentre gli inglesi riposano dopo la funzione domenicale, il loro sonno viene turbato dal suono degli spari. Le truppe indiane fanno irruzione nella prigione e liberano i loro 90 compagni. Poi, ingrossati da una folla proveniente dal bazar, attaccano il quartiere inglese. Caserme e bungalow sono dati alle fiamme. Uomini, donne e bambini massacrati. La rivolta dei sepoi ha inizio. In un primo momento, la ribellione è limitata al nord. Le guarnigioni inglesi, isolate in tutta l'India, attendono col fiato sospeso di capire se si diffonderà. Lo stesso vale per Nana Sahib. Nonostante le esortazioni di Azimullah Khan e degli altri, vuole essere certo della reazione degli inglesi. A pochi chilometri dal suo palazzo si trova il presidio di Kanpur, un richiamo per molte delle giovani donne che hanno lasciato l'Inghilterra in cerca di un marito. Una di loro ha avuto in prestito un pianoforte da Nana Sahib, che ha legami di amicizia con diverse famiglie inglesi. Con dubbia sincerità, Nana Sahib assicura loro che proteggerà donne e bambini col suo esercito personale se le truppe indiane dovessero ribellarsi. La pace dura per tutto il mese di maggio e gli inglesi fanno del loro meglio per vivere come in passato. È la quiete prima della tempesta. Il 4 giugno 1857, i sepoi attaccano gli ufficiali inglesi e appiccano il fuoco ai loro alloggi. L'intera comunità europea di 1000 uomini, donne e bambini fugge in una caserma in costruzione ai margini della città, fortificata in tutta fretta contro l'attacco. Due giorni dopo, Nana Sahib si unisce ai ribelli con il proprio esercito e assume personalmente il comando dell'assedio. La fortezza improvvisata è bersagliata dal fuoco di cannoni e moschetti. Azimullah la chiama beffardamente Forte della Disperazione. Il 10 giugno, la notizia della rivolta arriva in Inghilterra e 30.000 soldati partono per far fronte alla crisi. Ma le lente navi cariche di truppe impiegheranno mesi a raggiungere l'India. Nel frattempo, a Kanpur e nella vicina Lucknow, le guarnigioni inglesi sotto assedio resistono per settimane ai continui cannoneggiamenti. Se
Diverse centinaia di donne erano sotto assedio dietro difese di fortuna, che gradualmente venivano distrutte. Molte avevano dei figli con le malattie e la carenza di cibo. È stata un'esperienza spaventosa. Una giovane donna di 18 anni, Amelia Horn, descrive gli orrori dell'assedio. Ogni sparo che colpiva la caserma era seguito da grida strazianti di donne e bambini che venivano uccisi sul colpo dai proiettili o schiacciati a morte da travi, mattoni o schegge cadenti. A volte i membri di un'intera famiglia erano trovati morti uno accanto all'altro. L'unica fonte d'acqua è un pozzo esposto al fuoco dei cecchini. Una volta siamo state obbligate a bere l'acqua sporca del sangue di un'infermiera indiana, un'Aya, a cui lo scoppio di una granata aveva fatto saltare le gambe mentre era in piedi accanto a noi. Il 12 giugno l'ospedale viene incendiato dal fuoco delle granate. Molti dei feriti bruciano vivi, insieme a tutte le scorte di medicine rimaste. Ora non possiamo più dare sollievo a malati e feriti. Non è rimasto nulla per alleviare gli ultimi istanti di vita. Il calore ha aggravato le ferite e le mosche che si posano su di loro li fanno impazzire. Non ci resta che usare le nostre gonne. Le abbiamo strappate tutte per farne bende per i feriti. Il 25 giugno 1857. Nana Sahib offre un accordo. Se gli inglesi se ne andranno, garantirà un salvacondotto ai superstiti per lasciare Kanpur in barca sul fiume Gange. Non hanno altra scelta che accettare. Il punto di partenza è un tempio indù in cui i fedeli eseguono le abluzioni rituali. Viene preparata una flotta di barche con equipaggi di nativi per condurre in salvo i sopravvissuti. Hanno i tetti di paglia per proteggerli dal sole. Ma appena gli europei salgono a bordo, i barcaioli saltano a terra e appiccano il fuoco alle barche con delle braci. Centinaia di sepoi indiani spuntano dai nascondigli e sparano raffiche di proiettili sulle imbarcazioni in fiamme. Le truppe a cavallo entrano in acqua menando fendenti con le sciabole. Oltre 500 uomini, donne e bambini perdono la vita nel massacro di Kanpur. Solo 4 uomini fuggono lungo il fiume e danno l'allarme. Circa 120 donne e bambini scampati al massacro sono radunati sulla sponda. I prigionieri sono ammassati in un edificio, il Bibigar, che un tempo era la casa della concubina di un ufficiale inglese. Mentre i soccorsi, alla fine, stanno per arrivare. Un migliaio di scozzesi delle Highlands, qualche fuciliere inglese e alcuni Sikh ancora leali, partono da varie zone dell'India. Marciano lungo la Grand Trunk Road sotto il sole cocente dell'estate indiana. Nana Sahib esce dalla città per affrontarli alla testa di 5.000 ribelli. I nuovi fucili sono decisivi per colpire i ribelli a lunga distanza. Il risultato è una vittoria per gli inglesi. I sepoi superstiti corrono in città per avvertire la loro gente. Gli inglesi arrivano come bestie feroci, incuranti di cannoni e moschetti. Nel Bibigar il numero dei prigionieri è salito a 180 donne e bambini, stipati in 3 stanze e nel cortile della casa.
Fra questi vi sono due giovani amiche che solo 5 settimane prima hanno suonato il pianoforte di Nana Sahib. Molti dei prigionieri sono feriti, muoiono di colera ed altre infezioni. O crollano per il caldo e la disperazione. Qualcuno riporta la propria esperienza su pezzi di carta. O la scrive sui muri con carboncino e cocci rotti di ceramica. Sentono il rombo dei cannoni mentre i rinforzi si avvicinano alla città. Ma i volti che appaiono alle finestre non sono quelli dei soldati inglesi. E poi i ribelli sparano 2 raffiche di moschetto nella stanza aggremita. Poi, nauseati dal massacro, si rifiutano di aprire di nuovo il fuoco. In città vengono reclutati 4 macellai. Poco prima del tramonto entrano nel Bibigar. Ne escono 1 ora dopo. Alla loro vista, gli ultimi curiosi si dileguano nell'oscurità. La mattina dopo, un gruppo di volontari arriva per portare via i corpi. Vengono trascinati fuori dall'edificio, spogliati dei vestiti zuppi di sangue e gettati in un pozzo poco distante. Alcuni testimoni raccontano che diverse donne e bambini sono ancora vivi, ma vengono comunque gettati insieme ai cadaveri. Credo che l'accanimento contro le donne si possa spiegare partendo dalla convinzione che l'onore di un dato gruppo fosse incarnato dalle donne. E spesso quando il nemico veniva sconfitto in guerra, erano proprio le donne ad essere attaccate, stuprate o ridotte in schiavitù. Era un modo per umiliare il nemico. Le strade di Kanpur sono deserte quando gli inglesi entrano in città. A migliaia sono fuggiti prima del loro arrivo. I lealisti conducono l'avanguardia nel Bibigar. Il primo ad aprire la porta è un giovane ufficiale del 78° Highlanders. La scena che si trova davanti è la più terribile che occhio umano possa vedere. Si sbaglia. Qualche istante dopo, trova il pozzo. In poche settimane la notizia raggiunge l'Inghilterra. Quando i dettagli comparvero sulla stampa inglese nell'estate del 1857, la reazione fu di orrore e indignazione. Iniziavano a circolare storie sul massacro di donne e bambini europei, spesso nelle circostanze più atroci. All'epoca si aveva grande rispetto per donne e bambini, quindi è stato un oltraggio. La regina Vittoria scrive alla moglie del governatore generale a Calcutta. Non facciamo altro che pensare all'India. Il mio cuore sanguina per gli orrori commessi da persone un tempo tanto gentili contro le povere donne del mio paese e i loro bimbi innocenti. Il pensiero mi perseguita giorno e notte. Per gli inglesi, i massacri di Kanpur non sono solo la peggiore atrocità ai danni di esseri umani. Per coloro che hanno conquistato l'India rappresentano anche un'onta ignobile. Non sono riusciti a salvare donne e bambini. L'oscurità del pozzo nel Bibigar si chiude sopra di loro. Le atrocità facevano parte della guerra e in guerra si verificano spesso degli eccessi da entrambe le parti. Tutto è iniziato con delle persone, dei soldati, che covavano un forte risentimento verso gli inglesi e li trattavano da schiavi. Quando è arrivata l'occasione di rifarsi su di loro, forse l'hanno fatto in modo eccessivo, ma in seguito le rappresaglie sono state davvero tremende. Nell'area della rivolta si riversano migliaia di rinforzi inglesi. Il palazzo di Nana Sahib viene saccheggiato e distrutto. Ma il principe e i suoi seguaci sono fuggiti, insieme ad Azimullah Khan.
Per anni gli inglesi daranno loro la caccia senza trovarli. Ora cercano altri obiettivi su cui vendicarsi. I fatti di Kanpur diventano una giustificazione per brutali rappresaglie. Persone come Dickens credevano che bisognasse contrattaccare con ferocia. Era fiato sprecato perché stava già succedendo. Anche i sacerdoti invocavano massacri e uccisioni e molti osservatori hanno iniziato a pensare che gli inglesi stessero rivelando una profonda barbarie che si credeva scomparsa da tempo. I sepoi ribelli fatti prigionieri vengono portati nel Bibigar e costretti a leccare il sangue rappreso. Poi sono impiccati all'albero vicino. Tuttavia, quelle esecuzioni non placano la sete di vendetta. Ogni ribelle catturato veniva ucciso sul posto, ma prima torturato o umiliato moralmente, obbligando i musulmani a mangiare carne di maiale o gli indù carne di manzo, per poi impiccarli a un albero, un patibolo, oppure ucciderli a cannonate. Legavano le braccia alle ruote del pezzo di artiglieria, col corpo davanti alla bocca del cannone, che li riduceva a brandelli. In Inghilterra si levano voci autorevoli contro quella spirale di barbarie continue. Al castello di Windsor, l'umore della regina e del principe Alberto è sempre più cupo. Le notizie sembrano infrangere le speranze di un progresso fondato sul commercio. Alberto insiste che la regina scriva al governatore generale in India. Provo una profonda disapprovazione per le rappresaglie compiute contro anziani, donne e bambini. Come potremo aspettarci rispetto nei nostri confronti? Mentre un velo di cordoglio e vergogna scende sull'Inghilterra, Vittoria dichiara che il 7 ottobre sarà la giornata nazionale dell'espiazione. Che noi e il nostro popolo possiamo prostrarci dinanzi a Dio Onnipotente per ottenere il perdono dei nostri peccati e che le nostre preghiere per ristabilire la pace raggiungano l'Altissimo. Qualcosa è cambiato per sempre. Il governo inglese decide che un paese come l'India non può più essere controllato da una compagnia privata. Il principe Alberto ispira il proclama reale con cui la corona ne assume il controllo. Insiste su un punto. Sarà improntato a sentimenti di generosità, benevolenza e tolleranza religiosa. La regina concorda. Nella versione finale, rassicura i sudditi indiani. Il profondo attaccamento che Sua Maestà nutre per la propria religione e il conforto e la felicità che trae dalle sue consolazioni le precluderanno di interferire con le religioni dei nativi e i suoi servitori dovranno attenersi scrupolosamente al suo volere. Possa il proclama essere l'inizio di una nuova era. Estendere un velo sul triste e sanguinoso passato. Come prova della sua fiducia nei nuovi sudditi, d'ora in avanti, in quasi ogni occasione, Vittoria apparirà in pubblico accompagnata da due servitori indiani. Invece che dalla persona che l'ha affiancata sin dai primi anni del regno, l'uomo che le ha insegnato a governare un impero. Nel dicembre 1861, il principe Alberto si ammala. Il primo ministro è allarmato, al contrario della regina. In questi ultimi giorni il principe ha avuto febbre e raffreddore, che hanno disturbato il suo sonno. Ma Sua Maestà ha visto in passato Sua Altezza in un simile stato e spera che presto sarà tutto passato. Ma il principe si aggrava. I medici sospettano che sia vittima di una malattia mortale che si annida nelle fogne del castello di Windsor. Il tifo.
Vittoria racconta il suo declino in pagine di prosa angosciata. Vivo un'agonia disperata per il mio adorato Alberto. E piango, poiché non vedo miglioramenti. Il caro Alberto era così debole da non accorgersi di nulla. Descrive l'ultimo saluto al suo capezzale, il 14 dicembre 1861. Mi sono chinata su di lui e gli ho detto: «Sono tua moglie». Ho preso la sua adorata mano sinistra, ma era già fredda. Sebbene il respiro fosse debole, mi sono inginocchiata accanto a lui. Ha emesso due o tre sospiri, lunghi, ma sommessi. Mi ha stretto la mano e poi è tutto finito. Questa singola morte nel castello di Windsor cambierà il corso dell'impero della regina Vittoria.